mentre arriva in regia Giulia Mordecchi, che noi microfoniamo e alla quale facciamo ancora i complimenti. Abbiamo grazie. Concluso la nostra telecronaca nei primi due set, Mordecchi 2, Santelia 0, perché i primi due set li hai decisi tu. Rischiamo qua di fare un monologo da qua alla fine del campionato. No, dai. E allora, sei contenta? Sì, innanzitutto? Sì, contenta. Abbiamo giocato non troppo bene, sinceramente. È bastato forse un pizzico in più. Abbiamo portato i 3 punti a casa, questo è l'importante. Dopo la sconfitta di Cerignola ci serviva come morale. Come si dice, non importa come arriva, no? Basta che arriva. Sì, ma infatti abbiamo visto che nei primi due set la squadra è in difficoltà, però quando la squadra è in difficoltà forse le tue compagne sanno che poi arrivi tu dalla lunetta e quindi poi le chiudi e quindi ni. Ogni tanto le rimettono in gioco le partite. Ni, dai, no. Oggi è andata così, sono contenta e serviva anche riprendere, diciamo, lo stesso livello di battuta che avevo un po' perso nelle ultime partite. Quindi sono contenta e abbiamo vinto tutte. Allora, mettiamola così, nelle prime partite la squadra ha giocato, quindi non è stato necessario il tuo apporto decisivo in battuta. Adesso, visto che dovevi riprendere l'allenamento, da questa parte ti hanno rimesso... Siamo arrivate tutte a 22, dai, poi mi dice sempre bene che ci arrivo io al 22, a quel punteggio. Oggi è andata bene, però è stata una vittoria di gruppo comunque, perché nel momento di difficoltà non ci siamo mai... disunite. Carmelo Cannata, cosa vuoi chiedere alla tua palleggiata in sospensione oggi? Non lo so, mi è sembrato di no, per la verità. Ci stai impegnando adesso. Ci ho pensato, che pure le critiche, è giusto che cioè le critiche non erano comunque, una critica. No, una critica in senso positivo serve per migliorare sempre. No, era più che altro, non la prendere con una critica, era più che altro uno spunto di riflessione. No, ma io sono contenta, io sono contentissima perché da qua poi si migliora, no? Certamente. Comunque per noi è uno spettacolo commentare le partite in cui giochi tu. Grazie. Abbiamo visto, a parte, ho sottolineato, a parte l'apporto in battuta, hai recuperato un paio di palloni in difesa e io lo dico sempre a loro e a tutti quelli che giocano a pallavolo: a parità di valori tecnici la differenza la fa la cabeza, il cervello, la fa come ci arrivi sul pallone, la fa come vai ad attaccare il pallone, la fa la fame. E insomma, la fanno queste cose, tutte queste cose ce l'hai. Grazie. E noi abbiamo il piacere di consegnarti Grazie. Ancora una volta il premio Limone e Gioielli, ripromettendoci nelle prossime partite di darla a qualche tua collega. Ok, basta. No, non lo dico, noi non poniamo limiti, però anche per renderle partecipi, certo. E non vorremmo fare un monologo. Ringraziamo il nostro sponsor Limone e Gioielli, ringraziamo Giulia Mordecchi, grazie, complimenti a ancora e ci vediamo alla prossima calentera. Ciao. E con